Violenta rapina ieri sera a Giorgi Lorio, frazione di Surbo. La vittima è una donna, titolare di un distributore di carburanti, che rientrando a casa è stata aggredita e derubata da un malvivente. Nei pressi del garage della sua villetta, in via Giovanni XXIII, la malcapitata è stata affrontata da un individuo con il volto coperto e armato di taglierino. Probabilmente sperava di impossessarsi dell'incasso, alla fine è riuscito comunque a rapinarle un Rolex che la donna aveva al braccio. Strattonata la vittima ha riportato anche una contusione, tanto che è stata costretta a fare ricorso alle cure mediche. Il ladro si è poi dileguato a piedi senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini anche per capire se l'uomo abbia agito solo o avesse un complice.